Stava lavorando nella notte al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna, ma è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, guidato da un collega, che stava avanzando probabilmente in retromarcia e per lui non c'è stato nulla da fare. Alfredo Morgese, un operaio 52enne, è morto intorno alle 3. Lavorava per un'azienda del Modenese, la frantoio Fondovalle di Marano sul Panaro, dove risiedeva. Sul posto sono intervenuti la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la medicina del lavoro per i rilievi. Non è ancora chiaro se l'operaio sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo. Aeroporto di Bologna esprime profondo dolore per il tragico episodio e la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima, ha scritto in una nota il Marconi. La società fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull'accaduto. E anche Sergio Lo Giudice, delegato del sindaco al lavoro per comune e città metropolitana, si è recato in mattinata sul luogo dell'incidente. Siamo qua in aeroporto, anche se non è stato possibile andare a visitare il luogo, perché è già sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta non di una pista, ma di un raccordo esterno alle piste che era già chiuso perché erano in corso lavori di manutenzione. Quel che sappiamo è che si tratta di un operaio che lavorava da molti anni, 14 anni, presso la stessa azienda, quindi non un lavoratore precario in subappalto, di una cooperativa spuria o di una società di comodo. E questo, come dire, desta un elemento di attenzione in più. Perché che succede una cosa del genere a un operaio esperto o ben inquadrato dal punto di vista lavorativo in una ditta seria significa che l'attenzione non è mai troppo alta. A fronte di questo ennesimo episodio di morte sul lavoro che si verifica nel nostro paese, ha fatto sapere Lo Giudice, l'amministrazione sta già investendo sulla sicurezza. Noi a livello metropolitano stiamo mettendo in campo, partirà la prima riunione il 3 ottobre, il tavolo metropolitano per la salute e la sicurezza sul lavoro, che è un organismo che darà corpo a un percorso fatto a livello della regione Emilia-Romagna con la necessità di mettere attorno allo stesso tavolo chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.